Salve a tutti gente, sono Caso90, ben ritrovati qua su Stranded Deep, ovviamente. Siamo qua con tutte le cose che avevamo lasciato. La Yukane mentre è riapparsa, sì? No? Sembra proprio di no, è ancora piccino, è ancora piccino. Qua abbiamo il nostro focherello, abbiamo tutto quello che ci serve, ok. Allora, che c'è da fare oggi? Vediamo un po' cosa tutto ho nell'inventario. Ho un po' di coconuts. Qua come sono messo a... sono messo bene, dai. Allora, se non erro, ok, cioè, la nave lì che avevamo esplorato penso tutta, ma riandrò a controllare perché non ne sono sicuro. E c'è una nave danneggiata qua che forse non avevamo per niente controllato. Quindi direi prima di tutto di andare a vedere se questa ha qualcosa. Potrebbe, in realtà, quindi vediamo un po'. Perché, o forse è la prima, sì, infatti è la prima che abbiamo visto, ok. Non ha nient'altro, però, no. Pare proprio di no. Ok, quindi non flipparti per favore. Ok. Quindi questa nave è controllata tutta. Ne siamo sicuri al 100% ora. Quella nave penso ci sia ancora qualcosa, ma c'è uno squalo lì davanti. Evviva proprio, yuhu. E dall'altra parte dell'isola invece? Lì non abbiamo proprio... O meglio, non ho ricordi. Non ho ricordi di questo luogo. Citazione Gandalf. Per chi se lo stesse chiedendo. Allora, qua... qua a me sembra vuoto, totalmente vuoto in realtà. Peccato. Oh, una pietra. Me l'ero persa o for... Ah no, sono pieno, che palle. Vabbè. Se mi ricordo vado a riprenderla. Allora. Qui non c'è assolutamente niente. Quindi penso che dovremmo prendere e andare a vedere quella nave di nuovo per controllare in realtà se c'è tutto quello che ci manca. Qua siamo messi bene a vita, però devo togliermi qualcosa di dosso. Quindi vediamo di lasciare qualcosina qua e andiamo a controllare là. Cosa levo? Levo questo, via. E levo questo, via. Non ci serve. Andiamo di macete che può servire contro lo squalo. E poi utilizziamo questo. Allora, penso e spero che da... Sì, vieni qua. Allora, con questi io dovrei prendere e poter tirare gli oggetti, ma non funziona. Vediamo se riesco a uscirne così. Esatto. Lo immagino. No, è proprio lì davanti lo squalo. Ma io tento di ucciderlo a sto punto. È possibile uccidergli gli squali, attenzione. Quindi... Magari riesco anche, ci potrei provare. Ma sì, dai. Dai, dai. No, se ne sta andando. Quindi... Posso star tranquillo. Tranquillo è un cacchio, però. Per dire... Ok, la... Oddio, ce n'è un altro. Doppio. Questo ci butta, però. Guardalo! Sono diventati pezzi di merda gli squali. Non è possibile. Vieni qua un attimo, forse... Vieni qua. Se hai il coraggio. Vieni qua! Ma così non riesco. Mi butta giù e va, ma scappa. Aia! Ci ha tolto vita? No, che culo. Forse non ci... Minchia, vieni qua. Vada alla velocità dello squalo. Mai nella vita proprio. Tiè, l'ho colpito. No, non so quando colpisco, sinceramente, non... Oh, così sì lo col... No. Cosa... È scappato? No, torna all'azione adesso. Ma io ti colpisco, l'ho colpito, lo so. La vita? C'è tutta, ok. Merda. Vieni qua, perlomeno attaccami, cacchio. Se no, come faccio? Vieni qua. Chissà se lo sto pestando, non ne ho idea. Doppio! Ok, quale cose si fanno meno interessanti adesso? Due squali no, due squali no, sorry. Aia! Aia, sali, 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 per favore. Mi buttano giù tanto. Cacchio, devo scappare. Non fa questi squali però. No, 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 stai buono lì. Buono.
Guardali che pezzi di merda! Ma non è possibile! Guarda, continua a spostarla! Che puttana! Lasciami in pace! L'hanno distrutta! L'hanno distrutta! E vieni sulla terraferma, se c'è il coraggio. Aia, c'ha il coraggio! Cacchio! Sono pazzi, sono diventati pazzi in sto gioco. Come faccio io ad andarmene adesso, magari? Vai, sono... No, non flipparti in acqua, per favore. L'ultima cosa che devi fare. Ah, forse... devono avermi fatto male, penso, eh. Perché non riesco a correre. Ah, ok, ora sì. Ah no, ecco, me l'hanno buttata lì in fondo. Pezzi di merda. Come dovrei fare io adesso? Vabbè, prima di tutto ci riempiamo di cibots. Perché magari così ritorna un po' la vita. Non ho un'idea. Ok. Buttiamo qua, questo dovrebbe far prima. Un bel problema ora questi squali. Bello, bello grosso. Pregna che l'altro. Come facciamo? Cioè, guardalo, è proprio puntato. Eh sì, un po' di vita torna, dai. Vieni, dai. Ti sfido adesso. Ti sfido qua davanti, però. Vieni! Cacchio, scappa quando lo insegue. Ma quando mai uno squalo scappa quando lo viene inseguito? Va, l'attacco subito. Quando mi gira invece attacca. Vieni qua. Dai, vieni qua! Vieni. Sì, vabbè, un attacco a ogni 3 giorni. Attaccalo! Scusate un attimo. Con questo dovrei fare prima ad attaccarlo in realtà, quindi... No, scappare! Minchia, ha una preda in acqua. Cosa fa? Scappa. Vieni! Aia! Ecco, quando viene mi massacra. Vieni qua. No, son furbi. Non furbi, sono OP ste cose. Vabbè, vaffanculo, mi ha rotto i coglioni. Ciao squalo. Ho capito, non andremo a vedere quella roba, andremo a vederne un'altra magari. A sto punto, dove ho tutto? Mi serve yuca perché voglio provare a fare una cosa prima, vero? Prima, oh, finalmente. 3 giorni dopo. La yuca tornò. Ok, allora. Yuca tantissima, anche lì è tornata. Dimmi di sì, sì, buono. Subito, ok. Allora, visto che ho messo le schegge, penso si possa fare qualcosa con la yuca, no? Vediamo se ho ragione. Oh, crude knife, crude axe, crude spear. E questo penso servirà per cacciare i pesci, no? Penso almeno. Cosa posso fare con tutte ste robe? Niente? Davvero? Serio? Vabbè, non posso fare niente con queste cose. Allora, questo al momento ce lo butto qua. Non ci serve. Cos'altro posso fare? Posso fare un knife. Un'altra spear, campfire. In realtà, boh. Ci butto un campfire qua perché l'altro penso sia andato, infatti, completamente in fumo. E ce lo butto qua. Allora, ora voglio vedere se con questo è possibile prendere i pesci. No? Vediamo un po'. Ho spazio libero nell'inventario, sì. Visto che non riuscivamo a prendere i pesci prima. Oh, sì, fa. Però devi essere un genio del male proprio. Prendi! Sta cacchio di sardina. Ole, ce l'ho fatta. Ah, e se faccio e se riclicco la toglie dalla spear. Figo. Figo cacchio, ci possiamo cucinare i pesci. Mia. Toglila e via. Oh, ok. Abbiamo un sostentamento buono di cibo. Guarda un po', sardine. Ok.
Buono così. Chissà se possiamo anche abbattere gli squali con questo, a sto punto. Che non ci sono più. È un'altra sardina questa. Prendo più sardine possibile a sto punto. Tanto non scappano. Prendila. Ok. Guarda dove... Guardalo, è lì davanti che fa la guardia, furbo, vero? Sta facendo la guardia alla mia canoa, ma... Possono essere più stronzi? Cioè, li hanno fatti proprio bastardi. Ok, vai via, vai su. Ora, se non mi caghi il cazzo me ne torno a riva. Magari. No, deve rompere i coglioni, va, l'ho visto che stava arrivando verso di me. Dai, dai, dai. Guardalo come rompe i coglioni. Ma ora mi prendo la spear, voglio vedere se riesco a colpirlo. Vieni, vieni, sono in acqua. Giusto, potrei stare qua sopra e colpirlo in acqua a sto punto. Ok, si prova, si prova. Vieni, vieni qua. Ti è preso, vaffanculo. Guarda, sta tentando di buttarmi giù. Cioè, sino a che io sono qua, questo attacca di continuo. Per buttarmi giù e potermi attaccare in acqua. Attaccalo come si deve. Dai, che oggi carne di squalo, dai. Vieni qua. Vieni qua. Tiè. Ok. Ce la sto facendo piano piano, si sente il rumore, quindi... Vieni qua. Ok, la spia è quello che ci... mi ha buttato giù. Ha dato un colpo alla canna. Dove l'ha mandata? Merda, aia. Dove l'ha mandata la canoa? Mica, vieni qua. Perché adesso ti aspetto? Ma quando ce l'ho a 2 secondi di... sì, 2 secondi. 2 centimetri di distanza non lo colpisco. In più non si vede più niente. Buio totale proprio. Avvicinati però! Sono qua! Niente, proprio zero! Sì, vabbè, non posso aspettare 3 giorni di attaccarti, vero, tizio? Vieni! Nah, dai! Su! Qui, micio, 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 micio! Qui? Dai, l'ho preso. Però anche lui ha preso a me. Non mi sta togliendo troppo, però. Sembra che sia giusto un colpo momentaneo e basta. Quanto mi sembra di vedere. Preso. Però non sembra che io non gli stia facendo danno. Dai! Ma è possibile che riesci a mancarlo quando ti sta a 3 centimetri di distanza. Cacchio. Ormai mi sono fatto la spear perché sennò boh. No, risali su. Vieni qua. Vieni qua. No, cioè, insegui lo squalo parte secondo. Era a fianco a te! No, vabbè, gente, sino a che non esce scritto Tiger Shark, questo qua non colpisce. Vedi? Deve esserci scritto Tiger Shark. Piano piano mi sta togliendo tutta la vita, ovviamente. Vedi, se c'è scritto il coso, allora lo colpisce. Se no, non ci si avvicina neanche. Il fatto è che è vicino, ma non me lo segna. Oddio! Oddio, che è sta roba? No! Cacchio, 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 cacchio. E cos'è sto sangue però volante? Merda, questa era una presa. Ma stai scherzando? Stai scherzando? Ok, gli squali sono da mollare, sono da lasciare in pace, ok? Lasciamoli stare in pace. Abbiamo scoperto che gli squali fanno prese. Io se non erro avevo un po' di bandage, vero? 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 Mi dici sì? Forse no, vero? Cacchio. Vabbè. Cuciniamo. Ah, doppio campfire. Ah, però questo qua è distrutto male.
Non ho spazio. Che palle, vabbè. Cuociamo ste sardine, vai, forse è meglio. No, robe impossibili proprio. Oh, buono, sono rimaste due. Buono così. Sto morendo piano piano. Ok, non sembra, però dovrei... dovrei fare qualcosa per ste ferite. Qua non avevo nascosto niente, no. Male, molto male, sinceramente. Quello è da duct tape. Se mi fosse venuta in mente una roba del genere, a me sì. Allora. Mentre ho anche 7. Sì, un po'. Ok, allora, sti due sono... Sono pronti. Questa sardina riesco a metterla qua sopra. Dimmi di sì. Ok, ce l'ho fatta. Mangiamo. Mangiamo le sardine. Oh, minchia gente, il lavoraccio proprio. Quindi gli squali possono prendere e portarti verso l'ignoto con loro. Buono a sapersi, perché con la spear posso distruggerlo. No, è stato niente. Mi chiedevo, visto che... Peccato però, con la spear l'abbiamo colpito un po' di volte, ma le hanno rese impossibili ormai. Ok, questo sta salendo, ma la vita no. Questo è un bel problema. La sardina è caduta però. Perché si sente... Vabbè. Devo smetterla di farmi domande. Questo gioco. Allora, empty air tank. Io non vorrei sbagliarmi, però forse c'era qualcosa nella nave. Nella nave in fondo. Io questo me lo ricordo. Vabbè, facciamo una cosa, va. Sleep. Andiamo a letto, ci andiamo adesso di mattina. Voglio provarci almeno. Il fatto è che il sangue attirerà loro. Prendi la sardina. Le attira il sangue. Però mi ricordo che bandage... No, gente, guardate. Sto lentamente morendo praticamente. Vabbè. Fanculo, io me la tento, mi interessa. A sto punto si tenta il tutto per tutto, via. Anche se attiro gli squali, non fa niente. Io faccio quello che devo fare. Se sopravvivo bene, se non sopravvivo si ricomincia, perché è così. Ho fatto male a sfidare per troppo tempo quello squalo, punto. Vediamo un po', dimmi che c'è qualcosa, dai, 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 dai. Dimmi che ho lasciato qualcosa. Con quale visuale però? Non c'è niente qui, cacchio. Niente di niente. A parte... Pff, merda proprio. Merda, merda. Come sono messo? Vabbè, la vita sembra non stia calando, perlomeno, va. Me ne ritorno lì. Me ne ritorno lì, non posso fare altro. Allora, o mi è venuta diarrea con le sardine se ho perso tutta quella fame, perché... Cioè, cacchio di senso ha? Il problema è che ora, sino a che abbiamo sta roba qui, non possiamo far molto. Io direi, eh sì, flippatissimo sulle rocce tipo. Io direi a sto punto di prendere e cambiare zona. Prova ad andare da un'altra parte. Prendo il lashing, che questo serve sempre. Non tutto però, dai, poi torno qua tanto. Sì, ho intenzione di tornare qui, quindi... Al momento facciamo, andiamo su quell'isola e via. Allora, vediamo se riusciamo a far funzionare sta roba. Vediamo. Andiamo, proviamo. Sto perdendo vita. Scacchio se la sto perdendo. Ok, proviamo ad andare in quell'isola. Se poi ci moriamo... Pazienza. E alla fine, ecco già uno squalo che ci ha puntato, ovviamente. Sta piovendo. Ok. Piovendo molto male perché ho le impostazioni grafiche basse, comunque. Non si vede più l'isola davanti. Perfetto. Altro squalo in arrivo. Vabbè, io devo andare dritto. Ci vediamo nell'isola direttamente. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati nell'altra isola, per fortuna. Sposto un pochino questo e lo lascio dalla parte dell'isola madre, così almeno sappiamo.
Ok, nel mentre sta piovendo tantissimo, proprio molto molto, e io lentamente ci sto morendo. Che bello proprio, che bella cosa. Potevo prendermi almeno l'ascia. Cacchio. Vabbè. Al momento lascio così, controllerò poi bene l'isola, però volevo prendermi la coconut in realtà. Ok, uno e due. Perfetto. Giusto per mangiare qualcosa perché se no non fa. Le apro entrambe ovviamente. Abbiamo di bere prima questa, se poi non ci basta. Ci basta. Ok. Distruggiamole entrambe, mangio e siamo a posto. Fa un casino della Madonna la pioggia però qua, eh. Cioè il suono è molto molto realistico, è bello da sentire. Però sto urlando anch'io probabilmente. Penso di non sentirmi. Ok, in st'isola non c'è quasi niente, si può dire. Allora, siamo messi. Ok, per quello almeno siamo full, però ho paura di morirci a breve purtroppo. Ma vedremo, dobbiamo vedere se c'è qualcosa. Vediamo se c'è Wilson. Io sto sempre curioso. Ci sarà Wilson? Wilson? Quello cos'era? No, ok. Ho sperato per un attimo, ma non era Wilson. Ok, anche qui in quest'isola niente, purtroppo. Vabbè, non fa niente. Ci rifaremo in altre, probabilmente. E cari miei, l'episodio giunge al termine. Lì c'è una barca forse, mi sembra di vederla. Comunque sta piovendo troppo, io non vedo niente al momento. Forse questa è un'altra barca? Forse sì. Comunque lo vedremo nel prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto il video, mettete un like se così è stato, un bel commentino qua sotto e ci vediamo di nuovo qua su Stranded Deep.